È il momento di parlare di un popolo che possedeva conoscenze profonde, un popolo i cui messaggi ci sono stati tramandati nel tempo, un popolo le cui profezie hanno cominciato incredibilmente a prendere forma. Sono i Maya. L'eterno fascino del mistero avvolge la profonda conoscenza di questa antica civiltà, la cui memoria è andata perduta nella notte nei tempi. Una memoria che però sembra più che mai attuale adesso. Scopriamo perché. Esisteva un popolo che possedeva conoscenze profonde. Un popolo i cui messaggi sono stati tramandati nel tempo. Un popolo le cui profezie hanno cominciato incredibilmente a prendere forma. Sono i Maya. L'eterno fascino del mistero avvolge la profonda conoscenza di questa antica civiltà, la cui memoria è andata perduta nella notte dei tempi. Il calendario Maya è conosciuto e studiato da decine di ricercatori. Sono in molti, infatti, a ritenere che sia portatore di un messaggio profetico, ma la sua decifrazione non è ancora completa. I Maya erano convinti che il tempo fosse ciclico. Ogni 5125 anni terminerebbe un'era, aprendone contemporaneamente una nuova. Un evento che, secondo alcune profezie, si compirà nuovamente il 21 dicembre 2012. Una data importante, in cui alcuni pensano che avverranno cambiamenti determinanti nell'uomo e nel nostro pianeta. Cosa c'è di vero? Nel sud dell'Inghilterra, da alcuni decenni, si manifesta un incredibile fenomeno, affascinante e sconcertante allo stesso tempo. I cerchi nel grano. Ma negli ultimi anni il mistero si è infittito. Sui campi di grano hanno cominciato a comparire inquietanti figure Maya. È possibile che si nasconda un'incredibile connessione tra le profezie dei Maya e i cerchi nel grano? Chi o che cosa potrebbe disegnare questi pittogrammi con riferimenti che mettono insieme passato, presente e futuro? Il messaggio trasmesso da queste affascinanti figure potrebbe avere un grande valore per l'umanità. E se si trattasse di un nuovo tentativo di comunicazione? L'ipotesi è sicuramente rivoluzionaria, ma sono forti gli ostacoli legati allo scetticismo che circola sul fenomeno cerchi nel grano. La maggior parte delle persone è convinta che i pittogrammi siano di origine umana, uno scherzo organizzato da bande di buontemponi. E tutto ciò nonostante figure di enormi proporzioni e disegni di estrema complessità siano comparsi nel giro di una sola notte. A nulla è servita finora l'incredibile mole di dati e informazioni raccolte e documentate. Nel 2007, però, è accaduto qualcosa di incredibile e del tutto inaspettato. Un evento che ha stravolto tutti gli approcci scientifici al fenomeno, rilanciando con forza la teoria che non si tratti di un'opera umana, ma che sia una forma di comunicazione da parte di intelligenze non terrestri. È possibile che una civiltà aliena stia cercando di parlarci? La notte tra il 6 e il 7 luglio 2007, il ricercatore Winston Keach sistema una serie di telecamere sulla collinetta sovrastante la zona di Eastfield, nei pressi della Silbury Hill, una zona nel sud dell'Inghilterra da sempre molto presente nella geografia dei cerchi del grano. A Keach si uniscono altri ricercatori. Gary King, avvocato con la passione per questo fenomeno, e la sua fidanzata Paula. Verso 1:30 del mattino saliamo sulla Knapp Hill. Arrivati sul posto troviamo il cameraman che avevo incontrato quel pomeriggio. Ha posizionato una telecamera in cima alla collina e mi spiega che ne ha altre montate sopra il suo veicolo, in un punto della collina da cui si vede anche Eastfield. Quando arrivo mi dice che le due camere posizionate sulla Jeep sono a raggi infrarossi, ad alta capacità e molto sensibili. Inoltre, le telecamere posizionate in cima alla collina sono una fissa a lunga esposizione, una cattura immagini e un'altra molto leggera e sensibile. Ci mostra una scansione del campo fatta con la cattura immagini e a quell'ora, sono 1:35, vediamo chiaramente che sul campo non ci sono cerchi nel grano, sia nell'Eastfield che nei campi circostanti.
Ci sediamo e chiacchieriamo fino alle 3. Appena dopo le 3 vediamo un grande fascio di luce bianca nel cielo. Questo ricorda a Wynne, il cameraman, di andare giù a cambiare le cassette. Quindi scende e raggiunge la macchina, le cambia e torna su. Ci sediamo a chiacchierare per altri 20 minuti e poi, appena qualche raggio di luce inizia a illuminare il campo e alcune nuvole si spostano, intravediamo un'ombra quasi impercettibile su Eastfield. Allora chiedo a Wynne di guardare con la telecamera posizionata in cima alla collina. Lui lo fa e invita anche noi a guardare. È in quel momento, verso le 4:15 del mattino, che scopriamo che su Eastfield è comparsa una formazione molto significativa. Dalle analisi successive dei filmati realizzati dalla Jeep, su cui c'erano due telecamere che hanno filmato costantemente per tutta la notte, dalle 23 circa alle 5, monitorando così l'intero campo, risulta che non c'era nulla sul terreno. Qualunque luce di auto o altro sarebbe stata captata dalle telecamere. Abbiamo 16 ore di filmato in totale. Alcuni cerchi della formazione seguono l'andamento ondulato del terreno, deformandosi in modo che dall'alto risultino perfettamente circolari. Una conferma ulteriore a indicare la natura inspiegabile dei cerchi nel grano. Ma le sorprese non sono ancora finite. Nel rivedere i nastri registrati, Gary King e gli altri si accorgono che le telecamere hanno filmato il fascio di luce che aveva ricordato a Wynne di andare a cambiare cassetta. Quando abbiamo analizzato le cassette, abbiamo visto che i primi segni visibili della formazione filmata delle telecamere risalgono alle 3:20. E il fascio di luce è stato captato alla fine della prima cassetta. È durato circa 3,5 millisecondi. 7 minuti dopo, alle 3:20 appunto, i primi segni della formazione sul grano sono stati captati dalle telecamere montate sulla Jeep. Per quello che so, questa è la prima volta che accade una cosa simile, cioè di un filmato che dura tutta la notte, di telecamere che filmano il campo continuamente per l'intera notte, eliminando qualsiasi dubbio che ci fosse qualcuno con apparati di illuminazione o luci di qualsiasi genere. Credo sia il filmato migliore e più completo al momento disponibile su come si forma un cerchio nel grano. Da alcuni decenni i cerchi nel grano appassionano, affascinano, dividono e incuriosiscono. Le domande più semplici non hanno ancora trovato una risposta. Chi realizza questi disegni? E perché? Le risposte della scienza e degli hoaxer, i gruppi di falsari che realizzano pittogrammi, non sono sufficienti. Troppe volte le formazioni più spettacolari sono apparse in una sola notte, magari anche di cattivo tempo, come la famosa formazione di Milk Hill del 2001, il più grande pittogramma mai comparso prima, formato da 409 cerchi, che occupavano una superficie di 90.000 metri quadrati. Questi fatti danno ancora maggior credito all'ipotesi dell'origine non umana dei cerchi nel grano. Un fenomeno che potrebbe realmente essere la manifestazione di un progetto che riguarda tutto il genere umano. Un salto evolutivo, proprio questo profetizzano i Maya quando si riferiscono alla data del 2012. E la comparsa nei campi di grano di figure e simboli Maya lascerebbe supporre che misteriosi artefici dei crop circles, secondo alcuni, vogliono attirare la nostra attenzione verso gli eventi in corso e quindi verso la fine di questa era. Il termine profezia, in realtà, è accostato ai Maya in modo non del tutto corretto. I Maya, infatti, avevano individuato dei cicli di tempo regolari di funzionamento dell'universo. In base a questa conoscenza, erano in grado di prevedere con secoli di anticipo eventi astronomici di grande portata che avrebbero influenzato l'umanità intera. Per il calcolo di questi cicli, i Maya avevano sviluppato un complesso sistema di calendari che utilizzavano per armonizzare la loro esistenza con il fluire degli eventi e delle energie cosmiche. Il ciclo più breve da loro calcolato era di 52 anni e si otteneva attraverso l'interazione di due differenti calendari. Il calendario sacro, chiamato Tzolk'in, e il calendario civile, chiamato Ha. Lo Tzolk'in era formato da 13 mesi di 20 giorni, per un totale di 260 giorni,
corrispondente alla durata media della gestazione dell'essere umano.